Calogero per un incontro con la stampa. Il deputato del PD Silvio Lai lancia le primarie per il candidato presidente, ma il Movimento 5 Stelle è contrario. Intanto Solinas interviene sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex assessora Murgia. Il 4, 5 e 6 ottobre al Teatro Civico va in scena la commedia musicale nalgherese in un atto unico firmata dalla regia di Anna Maria Ceccotti, La Stresi Taz. Nella pagina sportiva del sabato tutti gli appuntamenti del weekend: Alghero domani, Alpino Cucureddu per l'esordio casalingo in promozione, al Tennis Club le finali del Sardinia Open, domani l'Alghero Half Marathon. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto e sentito dai titoli, in primo piano la politica regionale tiene banco, come detto più volte, la scelta del candidato presidente che dovrebbe passare per le primarie. Secondo il PD, o perlomeno secondo il deputato Silvio Lai, che ai nostri microfoni, parlando della direzione regionale in programma lunedì, ha detto che il partito si esprimerà a favore. Nel centrodestra invece il presidente Solinas, che è intenzionato a ricandidarsi, è intervenuto ieri sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex assessora Murgia, ma ha parlato anche delle inchieste a suo carico. Farò chiarezza, ha detto. Non politicizziamo l'inchiesta, queste le parole del presidente Cristian Solinas a pochi giorni di distanza dal blitz dei carabinieri del ROS della vicenda giudiziaria che ha travolto in parte anche la politica con il coinvolgimento dell'ex assessora della sua prima giunta, Gabriella Murgia. Le inchieste nel bel mezzo della campagna elettorale, non è la prima volta che accade. Un caso eclatante riguardò il PD e l'allora sottosegretaria Francesca Barracciu, vincitrice delle primarie per le regionali e poi costretta a un passo indietro. Solinas non vuole finire nel tritacarne ed è per questo che ieri, nel corso di una conferenza stampa, intervenuto sulla vicenda di questi giorni, ma anche sulle inchieste che lo riguardano. Il 6 ottobre finalmente avrò la possibilità di proporre in tribunale le prove a mia discolpa davanti a un giudice terzo, perché fino a questo momento è esistita solo la fase dell'accusa, ha detto. Ma è chiaro che l'esito potrebbe influire su una possibile sua ricandidatura per febbraio. Si fanno anche altri nomi, così come nel cosiddetto campo largo, dove però in questo momento sembra tenere banco un'altra questione, quella delle primarie. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, si è espresso in maniera contraria, ma il PD vorrebbe seguire questa strada, come confermato anche ai nostri microfoni questa mattina dal deputato Silvio Lai nella sede dem di Alghero per un incontro con la stampa. Lunedì il Partito Democratico sceglierà di riproporre alla coalizione il metodo delle primarie. Perché il metodo delle primarie consente non soltanto di scegliere il candidato presidente, ma soprattutto di far partecipare i cittadini a questa scelta. Per cui io penso che la direzione darà un mandato al segretario, al presidente, di andare in sede di coalizione e riproporre quello come metodo, costruendo alla base di questa scelta un programma che sia condiviso, che sia l'elemento fondamentale su cui tutti i presidenti o i candidati presidenti si ritrovano. Naturalmente poi ogni candidato presidente può presentare anche delle iniziative particolari, delle scelte strategiche che lo caratterizzano, ma il metodo delle primarie per noi è un elemento fondante, riteniamo che sia fondante per il centro-sinistra. Naturalmente sappiamo anche che questo centrodestra ha bisogno dell'unità di tutte le forze alternative, quindi lavoreremo perché tutte le forze alternative siano unite e non ci devono essere ostacoli rispetto a questa unità. Il deputato Dem Silvio Lai, come detto, che era ad Alghero questa mattina per un incontro con la stampa insieme al neo segretario cittadino Enrico Daga, il consigliere comunale Mimmo Pirisi, per illustrare il percorso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le regionali di febbraio, ma anche le comunali che si terranno ad Alghero e non solo qualche mese dopo. Sentiamo però proprio le parole di Daga e Pirisi. Sì, oggi ringraziamo Silvio per la sua il suo arrivo in città, ma è una cosa normale, la sua presenza è sempre stata costante, credo, e gli chiederemo la sua presenza sempre di più in tutti questi mesi. Da oggi noi ripartiamo e abbiamo trovato, come è stato detto, una unità all'interno del partito che ci fa ben sperare per il proseguo. Abbiamo tante scadenze elettorali, sono state elencate, ma per noi algheresi, nel vero senso del termine, abbiamo a giugno una scadenza importante e a quell'appuntamento ci dobbiamo arrivare pronti e preparati, e credo che ci siano tutte le condizioni per arrivare a questo. Enrico Daga, nuovo segretario cittadino del PD, si sta già lavorando in previsione di giugno. Essere segretario di un partito così importante è una grandissima responsabilità.
farlo però insieme ai dirigenti, al nuovo gruppo dirigente che si è consolidato grazie all'ultimo congresso unitario, è assolutamente un'impresa entusiasmante e che mi riempie di fiducia. Questo è un partito che ha una grande responsabilità, un ruolo fondamentale per le scadenze future che sono state ben elencate sia da Mimmo che da Silvio. Ci faremo trovare pronti, faremo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per metterci in ascolto, per dialogare con le parti della città organizzate, penso al mondo della cultura, della scuola, dello sport, dell'associazionismo che è vivacissimo in questa città così turbolenta, ma così capace di attivare ragionamenti e di interrogarsi. Questo è il ruolo del Partito Democratico, quindi sarà un partito aperto, dove non solo le porte sono aperte, ma proprio non ci sono le porte. Quindi facciamo un appello a tutte le forze politiche, al civismo, a tutte quelle forze organizzate che vogliono interrompere questo processo, secondo me, di stagnazione, di stasi, che in qualche maniera sta rallentando la città sia su scala locale che sul livello regionale, per aprire una nuova pagina, per aprire una nuova stagione che guardi ad un futuro molto più entusiasmante, molto più proficuo per la nostra comunità. Sono stati approvati in Senato, in sede di conversione, una serie di emendamenti al DL Asset, il pacchetto di norme approvato lo scorso agosto e che reca norme in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici. Nell'ambito di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato dal Vice Premier e Ministro Matteo Salvini, sono state inserite norme volte alla semplificazione e allo snellimento delle lungaggini burocratiche. In particolare per la Sardegna sono stati stanziati 5 milioni di euro per la ristrutturazione delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del maggio 2023. Ne dà notizia Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della Lega, che rimarca soprattutto i 5 milioni stanziati per l'alluvione che aveva devastato il Melogu e il Goceano, provocando grande apprensione e difficoltà per i paesi di Banari, Siligo e Bonannaro, tra gli altri. Queste azioni si sommano a quelle messe in campo in materia di dissesto idrogeologico dall'assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, sottolinea Pais, ma non solo. Si introduce finalmente un criterio uniforme per l'aggiornamento dell'indice Istat dei canoni per le concessioni demaniali marittime a sostegno di un settore strategico per l'economia sarda che ha conosciuto nell'ultimo anno un incremento del 25% del valore dei canoni. Inoltre, conclude Pais, sono stati stanziati 37 milioni per l'autotrasporto, un settore colpito fortemente dall'aumento del prezzo dei combustibili a copertura del rinnovo del parco veicolare e la rottamazione dei veicoli più inquinanti. E ora invece parliamo del ritorno a teatro il 4, il 5 e il 6 ottobre di una commedia musicale in algherese in un atto unico firmata dalla regia di Anna Maria Ceccotti e con la direzione artistica del maestro Francesco Santino Scognamillo dal titolo La Stressitaz. A parlare di questo appuntamento organizzato dall'Associazione Musicale Lufruntuni assieme all'Obra Culturale è stata la stessa regista Anna Maria Ceccotti. Anna Maria Ceccotti, la Stressitaz ritorna dopo 30 anni a fare la regista in una commedia, in uno spettacolo teatrale che vedrà protagonista, lei come regista appunto e la compagnia, ma anche comunque sia un accompagnamento musicale di grande spessore il 4, il 5 e il 6 di ottobre prossimo. Diciamo innanzitutto che la novità è il fatto che ci sia un coro sul palco è tutto diretto dal maestro Francesco Santino Scognamillo. Sì, la commedia è intitolata La Stressitaz perché rappresentano le tre generazioni del ghero e quindi per la salvaguardia della lingua. Quindi una nonna che sa parlare, una figlia lo stesso, ma la nipote no. Quindi il tema è questo. La novità, invece, proprio come stavi dicendo tu, è del coro che abbiamo, che è il coro Lufruntuni, che è diretto dal maestro Francesco Santino Scognamillo, e con la collaborazione anche del coro di Olmedo Incantos, che è diretto dal maestro Dario Pinna. E in più ci sono anche dei solisti. I solisti sono Marta Soggio come soprano, Paolo Zicconi come baritono e chiaramente non poteva mancare
una cantante popolare come Gina Marruso. La lingua comunque è sempre stata, anche 30 anni fa, l'ultima volta che siete saliti sul palco, all'epoca c'era il Teatro Selva che si riempiva in maniera spropositata. Io ricordo, ero bambina, la gente aspettava fuori perché voleva un posto anche durante le repliche, quindi alle persone piace il teatro in algherese. Senza dubbio piace, soprattutto agli algheresi. La lingua, ripeto, per me è un problema grande e voglio che assolutamente debba andare avanti, per cui ecco perché ho fatto proprio queste tre età, per far capire al pubblico che la stiamo perdendo. La Stresitaz è anche comunque sottolineata dal fatto che il maestro è giovanissimo, perché Francesco Santino Scognamillo, nonostante abbia un'esperienza di tanti anni, è un ragazzo giovane. Sì, è molto giovane, ha 28 anni, però è una persona competente e quindi si può permettere certe cose. E, tant'è vero che nell'ouverture c'è un suo brano musicale che viene interpretato dall'ensemble. Chi volesse venire a vedere la commedia come deve fare? Deve andare all'Obra Culturale, dove c'è la prevendita e la vendita dei biglietti dalle 10:30 del mattino fino a mezzogiorno e mezzo e la sera dalle 5:30 alle 7. E ora un'ampia pagina sportiva come quella del sabato, ripartono quasi tutti i campionati, in particolare di calcio, nel prossimo servizio allora presentiamo tutti gli appuntamenti del weekend, a iniziare dalla promozione. L'Alghero debutta davanti ai propri tifosi nella seconda giornata del campionato di promozione. Domani alle 16 Alpino Cucureddu di Maria Pia e Giallorossi di Mister Giandon se la vedranno con lo Stintino, una delle formazioni che ambisce la vittoria del campionato al pari di quella algherese. Capitan Mereu e compagni confidano nell'apporto dei tifosi e sperano di conquistare un risultato positivo dopo il pareggio sul campo del Tuttavista Galtellì, che ha lasciato un po' l'amore in bocca. Seconda giornata anche in prima categoria nel girone di L'Olmedo dopo il pareggio casalingo contro lo Schirese, domani giocherà sul campo del Porto Cervo, che invece ha perso all'esordio contro il Monte Alma. Domani pomeriggio al Pintore Caddeo di Olmedo invece inizia l'avventura della FC Alghero nel campionato di seconda categoria girone E, un torneo che si preannuncia interessante con formazioni agguerrite del Sassarese, del Nuorese e dell'Oristanese. La squadra giallorossa dal canto suo vorrà recitare il ruolo di protagonista, così come è stato lo scorso campionato. Per l'FC Alghero del presidente Alessandrini l'esordio stagionale sarà contro il Norbello e, come la stagione scorsa, le gare casalinghe saranno disputate sul sintetico di Olmedo. Nello stesso girone c'è il Treseriges, retrocesso dalla prima categoria. Domani è in programma l'esordio casalingo contro il Sedilo. De La Puente, Udè, Vancouver, Bernal e Vinc Sugeno sono le tre finali dei tabelloni principali della 23esima edizione del Sardinia Open Uniclo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria ITF One Series, targato e ambiente, con il patrocinio dell'assessorato regionale allo sport e dalla Fondazione Alghero, il supporto del comune di Alghero. I due più forti in finale anche nel quad, con Vink che ha conquistato i primi 11 giochi del match contro Silva e oggi sfiderà Sugeno, che ha avuto la meglio su Show, provato dai match dei giorni precedenti. Le finali hanno preso il via già questa mattina. È proprio Catalan TV sta trasmettendo gli incontri in diretta e poi in streaming su Super Tennis e sul sito sardiniaopen.net, ovviamente il resoconto nell'edizione di lunedì del nostro telegiornale. Ci sarà però anche un altro grande appuntamento sportivo questo fine settimana, sarà una mezza maratona totalmente in pianura, senza cavalcavia o strappi, 21 km completamente piatti, costeggiando il mare che dal porto a Compagnia Fertilia, fiancheggiando la passeggiata Busché, la spiaggia del Lido, la pineta di Maria Pia fino ad arrivare alla borgata Giuliana. Il colorato serpentone della CRAI Alghero Half Marathon attende lo start che decreterà quella che sarà la sesta edizione valida quest'anno per il campionato regionale master maschile e femminile di mezza maratona. Il mondo della corsa sarda e non ha risposto presente a gran voce. Nell'ultimo giorno utile per iscriversi, il dato emerso parla di circa 800 iscritti alle due gare FIDAL
e di circa 200 alla 10 km non competitiva, numero quest'ultimo destinato ad aumentare poiché le iscrizioni potranno essere sottoscritte in loco alla Torre di Sulis già questo pomeriggio dalle 15 alle 19 e domenica mattina, quindi domani, entro un'ora dal via, come anche quelle della CRAI Family Fun Run. Quest'ultima è un'idea caldeggiata dal title sponsor CRAI, che portando avanti i suoi valori cardine di vicinanza allo sport vuole avvicinare ancora di più le famiglie al tessuto sportivo. Sarà l'occasione con una camminata ludico-motoria di 5 km da effettuare da soli o con l'intera famiglia per poter vivere l'intero evento, anche per coloro che prediligono la passeggiata o che magari in futuro vorranno avvicinarsi alla corsa. Villaggio di partenza e arrivo, buffet di fine gara e premiazioni sarà lo scalo Tarantiello ai piedi del Forte della Maddalena. E ora torniamo invece agli sport di squadra, in particolare al basket, perché comincia da Nulvi la stagione 2023-2024 della Mercede, impegnata nel campionato di Serie B femminile. Dopo un 2023 molto positivo sia a livello giovanile che senior, la società algherese si appresta a ripartire dal roster dell'anno scorso con la conferma delle sorelle Galluccio, di Brembilla e Sini, le senior che guideranno il gruppo di giovani. Rientrate Glavan, Pismenik e Derechiulieva, nelle prossime giornate verrà tesserata un'altra giovane. Confermate le ragazze del Vivaio che hanno vinto il campionato regionale Under 17, pronte a ritagliarsi minuti importanti in prima squadra. Dalla Virtus è arrivata Aurora Coni, talento che vuol provare a sbocciare definitivamente dal basket 90 tramite la pallacanestro Alghero. Sono invece arrivate le giovani Alessia Moro e Giulietta Spiga, quest'ultima aggregata alla Dinamo assieme ad Elisea Silanos e Nicole Bebbu, ultima arrivata solo per motivi anagrafici visto che è del 2009, e Aurora Murgia, playmaker della pallacanestro Alghero. Quest'anno sarà un torneo livellato verso l'alto, dichiara il direttore sportivo Francesco De Rosa. Forse non c'è la squadra mazza campionato, ma diverse squadre si sono rinforzate per puntare alla vittoria. La nostra filosofia non cambia, qualche senior di valore che ha sposato il nostro progetto con intorno delle giovani da far crescere con calma, ma con la consapevolezza che devono assumersi le responsabilità. L'obiettivo è una crescita qualitativa del roster, dove ci piazzeremo in classifica lo scopriremo cammin facendo. Chiudiamo con la vela, perché dopo una stagione estiva conclusa anche quest'anno con dei numeri da record, lo Yacht Club Alghero prosegue senza sosta la sua intensa attività. Sono in programma infatti due emozionanti fine settimana dedicati a competizioni di livello regionale. Il 30 settembre e 1 ottobre le gare zonali di Optimist, seguite il 7 e 8 ottobre dalle competizioni zonali di Ilka. Il primo appuntamento, quello di questo fine settimana, riveste un'importanza particolare poiché vedrà l'esordio di alcuni giovani cadetti nati nella classe 2013-2014 che si sono uniti alla squadra agonistica lo scorso anno. Si tratta di Andrea Rinaldi e Leonardo Masala, affiancati da alcuni parietà che hanno già avuto modo di confrontarsi con altre squadre in almeno una precedente competizione: Michel Saiu, Antonio Soggio e Giorgio Maciocco. Ma non saranno soltanto i cadetti a rappresentare i colori dello Yacht Club. Tra i partecipanti anche Mattias Bardino, Andrea Di Napoli e Alessandro Sotgiu, che si possono tranquillamente definire navigati e che gareggeranno nella categoria juniores. E la vela chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi e buon fine settimana.